Siamo qui oggi con uno degli scrittori protagonisti della nona edizione del Festival Giallo Verna, Andrea Santucci. Andrea Santucci, autore di Un'indagine privata. Andrea, ci dici subito, senza spoilerare troppo, qual è questa indagine privata? Perché privata? Privato perché intanto siamo nella metà del 1800, nella Roma pontificia, e viene ritrovato un corpo senza vita nel Tevere, sulle rive del Tevere. Sembra che sia una morte casuale, naturale, se non fosse che l'investigatore che per primo trova il cadavere riscontra delle similitudini inquietanti con la morte del suo stesso fratello, che è avvenuta esattamente un anno prima in condizioni praticamente simili, praticamente identiche, e quindi inizia a sospettare che possa non essere stata una morte casuale né quella che si è trovata davanti in questo momento né quella di suo fratello l'anno precedente. E lì poi allora abbiamo di fronte due morti molto simili, in circostanze molto simili, abbiamo di fronte quello che noi chiameremo un serial killer, ma e la mia la domanda che mi sono fatto è come si indaga su un serial killer nel 1850, prima di Lombroso, prima di Jack lo Squartatore? E io ti chiedo a questo proposito, come si prepara la documentazione storica, che è molto efficace nel romanzo, a proposito di toponomastica, illuminazione che non è ancora elettrica? Addirittura si parla già del gasometro che resiste oggi, ma che allora era utilizzato come proprio deposito di gas. Cioè, che ricerche ci sono state alla base del lavoro? Beh, allora, la base intanto è mi immedesimo nella situazione in cui si trovano i personaggi, mi dico cosa farei, che cosa ci sarebbe intorno a me se fossi in quella situazione. Quindi, come sarebbe ad esempio l'illuminazione, non abbiamo l'elettricità, cosa abbiamo? E vado a vedere notizie relative a come era l'illuminazione, come funzionava l'illuminazione, attraverso vecchie cronache, anche pubblicazioni dello Stato Pontificio ufficiali, perché molti dei nomi che inserisco nel libro sono nomi di persone ufficiali realmente esistiti che ho preso da pubblicazioni pontificie. Però per la maggior parte semplicemente mi faccio delle domande come sarebbe la vita, com'era la vita a quei tempi e cerco di recuperarla. Anche per esempio la toponomastica l'ho scritta tutta con la mappa di Roma. Una mappa antica di Roma sovrapposta a quella di Google Maps per farmi i tragitti, perché sono anche dell'idea che comunque più uno è preciso a descrivere queste cose, più il lettore si sentirà partecipe della storia. Presentiamo velocemente, perché abbiamo ancora soltanto 1 minuto e 15, i due personaggi protagonisti che sono Benettacci e Scaccia. È una coppia professionale molto molto affiatata che ricorda un po' le classiche coppie dei gialli e dei polizieschi, no? Sì, esatto, è fatto apposta. Fatto apposta, ma anche lavorando comunque su un pochino la sovversione degli stereotipi, perché Benettacci, che è il capitano, è comunque una persona, sì, onesta, legge al dovere, ma non è esattamente il protagonista che uno si aspetterebbe da un poliziesco. Ad esempio, è molto meno virulento, molto meno prono all'azione di quanto lo sarebbero i detective americani, per fare proprio un esempio terra terra. Scaccia è più la controparte, che il piede a terra. È la persona che porta Benettacci, che ogni tanto si perde e deve essere portato a terra. Questo personaggio che lo fa è Scaccia. Grazie mille Andrea, il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto, rimando solo alla scena finale dove tutti i possibili protagonisti sono portati sulla scena del crimine come se fosse Agatha Christie o la signora in giallo e al lettore l'ardua sentenza. Grazie Grazie ancora. a voi.